E torniamo a parlare di Mr. Bassetti. E quando si parla di lui, si parla di denunce. O denuncia lui o viene denunciato. E questa volta? Questa volta è stato denunciato. Leggo dalla Verità. Bassetti inciampa su Auschwitz. Il virologo pubblica una vignetta con no buzz e negazionisti climatici mandati al campo di concentramento. Poi, forse si rende conto della gaffa e ritira il post. La vignetta è questa qui, ed è una vignetta di Beppe Fantin. Qualche volta ho pubblicato anch'io qualche sua vignetta. Ritrae la scritta "La libertà di pensiero non rende liberi" ed è stata scritta al posto di "Arbeit macht frei", il lavoro rende liberi, che era all'ingresso dei campi di concentramento, per esempio ad Auschwitz. E ci sono i no buzz, i no mask, i no green pass, i negazionisti climatici, i no italert. Bassetti cosa ha scritto? La libertà di pensiero non rende liberi. Questa libertà ha però un denominatore comune. Indovinate quale? È scoppiata la polemica, lui ha rimosso la vignetta. Fino a quando non è arrivata la risposta dell'autore della vignetta, Beppe Fantin. Leggiamo assieme che cosa ha scritto. Non faccio quasi mai post di questo genere, perché preferisco che a parlare siano le mie vignette, i miei disegni, le immagini. Ricordo sempre che la satira è tutelata dalla libertà di espressione, o almeno lo è fino a quando non arriva ad essere volgare, offensiva e soprattutto quando viene storpiata e travisata. La vignetta che vedete è stata postata e poi rimossa dal prof. Matteo Bassetti, che come al solito è abituato a mettere a rischio gli altri e non se stesso. Perché? Perché il professore ha pensato bene di pubblicare la vignetta in uno dei suoi social, travisandone però le parole e ponendo un quesito ai suoi fan. La vignetta aveva tutt'altro significato. L'ho realizzata dopo aver sentito che Angelo Bonelli vorrebbe presentare una proposta di legge per introdurre il reato di negazionismo climatico e io ho fatto il video. In poche parole, sanzionare chi non crede che il cambiamento sia dovuto all'uomo e aggiunge Bonelli: i negazionisti fanno più danni della grandine. Tralascio e lascio agli esperti la discussione, ma non posso permettere a Bassetti che posti la mia vignetta dandone un volto completamente diverso, istigando l'odio, perché questa è a tutti gli effetti un'apologia fascista. Ed è proprio per questo che mi affiderò allo studio legale Lopresti per presentare regolare denuncia. Vede prof. Bassetti, lei parla troppo spesso dei no buzz, affibbiando l'aggettivo di ignoranti. Ma le ricordo che i no buzz non sono più quelli del periodo bazzino, sono molti di più, perché si sono uniti quei pro buzz che se potessero tornare indietro, quella pozione non se la farebbero più. Sono quelli che hanno paura di quelle cose improvvise di cui nessuno parla. Bene, comincio col dire che sono d'accordo con Beppe Fantin quando dice che i no buzz sono di più, perché molte persone che hanno ricevuto la pozione si sono pentite. Non moltissime, eh? Diciamo le cose come stanno, però diverse persone si sono pentite. E tra queste ci sono quelle che cominciano ad avere un po' paura di quello che sta accadendo. Poi mi fermo qua perché non posso approfondire. Aggiungo che Bassetti, dopo la rimozione del post con la vignetta, ha scritto: ho ripostato e poi rimosso una vignetta di cattivissimo gusto, disegnata da Beppe Fantin, che è pubblicata sui social. L'ho fatto non perché ne condividessi i contenuti e l'allusione ai campi di concentramento, ma proprio per criticarla nella forma e nei contenuti, mettendo in evidenza l'ignoranza che è il minimo comune denominatore di molti atteggiamenti di negazione. E ci risiamo, se lui non offende, non è contento. Le polemiche sterili e le critiche che ha scatenato, peraltro quasi tutte all'interno del mondo no buzz, e chissà come mai Mr. Bassetti, chissà perché è proprio il mondo no buzz, dimostrano che non sbagliavo sul denominatore comune. Quindi Bassetti ci dice che il minimo comune denominatore di questi atteggiamenti qual è? È l'ignoranza. Quindi i no buzz, i negazionisti del clima, i negazionisti del clima, i no mask hanno una cosa in comune, sono ignoranti. E l'ha detto qua, il minimo comune denominatore è l'ignoranza.
Concludo con un piccolo pensiero, perché sono curioso di sapere come andrà a finire. È capitato anche a me, infatti, di postare qualcosa nella community e poi di rimuoverlo. Perché? In alcune occasioni perché avevo paura della reazione di YouTube, e cioè che mi bloccasse. In un paio di occasioni perché mi sono reso conto di aver alzato troppo i toni e di aver esagerato. Rileggendo ho capito l'errore e quindi ho rimosso. Ora non voglio giustificare Mr. Bassetti, però può succedere di essere troppo istintivi e di esagerare. Poi vai a rileggere o te lo fanno notare, capisci l'errore e rimuovi. Per questo sono curioso di sapere come decideranno i giudici, perché può essere di aiuto per tutti noi. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.